L'universo di Star Wars offre più di ogni altra saga fantascientifica l'occasione di immedesimarci negli eroi che fanno parte del nostro immaginario. Tra poco con Star Wars Battlefront 2 avremo la possibilità di combattere in prima persona l'eterna battaglia tra bene e male, Bright o Dark Side. E se avessimo anche la possibilità di diventare un combattente della ribellione o un pilota dell'impero a bordo di un X-Wing o di una speeder bike? Come? Beh, pilotando un drone da combattimento e sfidando gli amici in una gara all'ultimo raggio laser. Propel, azienda leader nella tecnologia applicata allo sviluppo e alla costruzione di droni, grazie alla collaborazione con Disney ha trasformato uno dei suoi droni, dotato di tutta la tecnologia avanzata in suo possesso, in un oggetto che è insieme un concentrato dei moderni meccanismi e un simbolo del desiderio nerd, capace di volare e per di più di ingaggiare una battaglia, proprio come le navi spaziali che vuole replicare. Shut up and take my money. A introdurci a tutte le caratteristiche dei nuovi prodotti di Propel è Jack Bishop, capo pilota. Vediamo nello specifico le caratteristiche di questi piccoli ma potenti oggetti e tutto quello che ci permettono di fare. Si tratta di riproduzioni fedeli e dettagliate, capace di stare in un palmo della mano. Ma come ci tiene a sottolineare Darren Matloff, CEO di Propel, non si tratta di semplici giocattoli. Essendo un prodotto destinato al grande pubblico, anche chi non ha mai pilotato prima un drone sarà in grado di prendere dimestichezza con il volo grazie al Training Mode, una modalità di volo assistito che riduce la velocità e aumenta la stabilità grazie a speciali sensori della pressione dell'aria, che creano sostanzialmente barriere invisibili intorno al drone per prevenire improvvise e rovinose cadute. Una volta in volo potremo provare l'esperienza di pilotare un vero veicolo spaziale grazie alla tecnologia a propulsione inversa che con uno speciale algoritmo permette movimenti del mezzo identici a quelli che vediamo nelle navicelle del film. Le eliche sono in basso e in policarbonato, risultando così quasi invisibili per dare ancora di più l'impressione di pilotare un vero veicolo spaziale. Grazie alla partnership con Disney, durante la battaglia potremo poi sentire dal controller stesso le voci originali dei protagonisti del film e, ovviamente, la colonna sonora ufficiale. Parlando più strettamente di tecnologia, questi droni sono molto veloci, possono raggiungere i 55 km orari in soli 3 secondi e sono inoltre dotati di una speciale tecnologia LiFi che utilizza la trasmissione dei dati attraverso la luce. È il primo prodotto di consumo che incorpora questa tecnologia di trasmissione dati, centinaia di volte più veloce, che permette di sparare e colpire con precisione un avversario in volo. Ma vediamo i tre modelli finora disponibili nello specifico, ognuno caratterizzato da diverse tecniche di difesa e di attacco. Il TIE Advanced X-1, con controller nero e simbolo rosso dell'impero, replica il celebre caccia di Darth Vader, più veloce e con maggiore potenza di fuoco rispetto agli standard degli altri dell'impero. Il T-65 X-Wing, con controller bianco e simbolo rosso dell'Alleanza Ribelle, celebre per aver distrutto la Morte Nera alla guida di Luke Skywalker. Se pilotato da mani esperte, è in grado di raggiungere le performance dei TIE Fighters dell'impero. Il 74Z Speeder Bike, con controller nero e simbolo rosso dell'impero. È concepito per ricognizioni e pattugliamento, è un veicolo leggero e aerodinamico, dotato di motori a repulsione e un display che riporta informazioni sul terreno sottostante. Ogni drone ha la possibilità di settare diverse velocità, dal principiante al pilota avanzato. Il tempo di ricarica va dai 30 ai 40 minuti e purtroppo l'autonomia di volo va solamente dai 6 agli 8 minuti. È bene dunque avere sempre una batteria di riserva che è inclusa comunque nella Collector's Edition. Ogni pezzo è altamente dettagliato, numerato e dipinto a mano con rivestimento smaltato. La grande rivoluzione che porta a parlare di drone gaming è la possibilità di interagire con una apposita app che ci permetterà di padroneggiare alla perfezione il nostro drone. Per prima cosa è importante, soprattutto per chi non ne ha dimestichezza, prendere confidenza con il controller. È possibile, attraverso la prima missione tutorial, imparare i comandi di base e far volare il drone anche per chi non l'ha mai fatto prima. Questo attraverso un simulatore di volo che ci consente di imparare attraverso un gioco, unendo il fisico, i comandi con il controller stesso, al virtuale, ovvero tutte le missioni si svolgeranno pilotando all'interno dell'applicazione. L'idea di interagire con un'applicazione di gioco, contestualizzata ovviamente nel mondo di Star Wars, in cui viene premiata la progressione, è sicuramente innovativa ed una feature fondamentale per il prodotto.
Parliamo di un oggetto di ottima fattura, rifinito a mano, un gioiello di tecnologia ed è indubbiamente un piacere vederlo volare, ma questi droni nascono per darsi battaglia ed è importantissimo dunque, oltre ai combattimenti tra amici, potersi ritrovare in una grande community e sfidarsi. Ogni persona in possesso di un drone potrà trovare altri utenti, organizzare eventi oppure partecipare a quelli organizzati proprio da Propel. Si tratta di un elemento a cui l'azienda tiene molto, ovviamente, per diffondere il prodotto e aumentare la base di utenti. Per questo motivo già si parla di incoraggiare la nascita e la crescita delle varie community. Attraverso l'app di combattimenti è possibile aumentare il proprio punteggio in un ranking ufficiale, condiviso, per premiare gli utilizzatori assidui, e chi raggiunge il livello di squad leader nel gioco potrà creare una propria community e gestirla, organizzando anche eventi e sfide ufficiali, il tutto con aiuti da parte di Propel. L'obiettivo è creare un nuovo sport, il Laser Battle Drones. Con la tecnologia LiFi è possibile avere contemporaneamente in battaglia 12 droni che comunicano tra loro senza interferenze. Con i dati trasmessi dal drone al controller e al dispositivo mobile collegato all'applicazione, il proprio profilo è così sempre aggiornato in tempo reale. Un'attenzione non meno rivolta al packaging dei droni, che troviamo in vendita anche in una versione Collector's Edition che costa un pochino di più. Anziché 169 costerà 199, contenendo però due batterie. La Collectors è inoltre dotata all'esterno di un sigillo di ceralacca ed oltre ad avere una base luminosa su cui poggiare il drone, ogni volta che l'apriamo possiamo ascoltare le voci originali dei protagonisti del film. Grazie a tutti questi aspetti è certo che questi droni si prestano indubbiamente, seguendo proprio la filosofia dell'azienda produttrice, ad un nuovo modo di utilizzare i droni per scopo ludico, con la possibilità di creare delle community attive di videogiocatori. Abbiamo discusso anche di future aperture alla realtà aumentata e nonostante non abbiamo potuto confermare nulla, siamo curiosi di vedere cosa ha in mente Propel per lo sviluppo dei suoi prodotti e del suo concetto di drone gaming. Noi di Games Village vi terremo aggiornati. Del resto, come direbbe Yoda, sempre il movimento è il futuro.